montedeiprocita.com. Siamo qui e tra il pubblico della Tombolata Show del 2013 abbiamo scovato delle persone che vengono, sentite sentite, dalla Sardegna. Ecco qui Salvatore. Buonasera a tutti. Buonasera Salvatore. Allora, da dove venite precisamente della Sardegna? Da Cagliari, Cagliari Quartuccio. Ah, Cagliari, ok. E come avete saputo della Tombolata? Dunque, siamo capitati così giusto per una disavventura, per un intervento chirurgico. Ah, beh, quindi una disavventura che vi ha fatto venire qui, ma a Monte di Procida. Beh, siamo venuti qui per distrarci dalla delusione che momentaneamente ci ha colpito. Ah, ok. E quindi qual è il modo migliore di venire a uno spettacolo? Ah, beh sì, per vedere anche questo vecchietto vestito di rosso con la barba bianca, chissà poi chi sia, non lo sappiamo, adesso vediamo di scoprirlo naturalmente. Ma lei è nonno? Eh sì che sono nonno, ecco la mia nipotina. Ah, eccola, come ti chiami tesoro? Giulia. Come? Anna Giulia. Bella, tu invece? Maria Elisa. Che belle, tutti quanti siete venuti, poi c'è anche sua moglie. Ma veramente è scappata due mesi prima mia moglie, non sono riuscito a trattenerla perché la figlia chiamava. E quindi poi dopo l'ho raggiunta io ed eccoci qua oggi cercando di mimetizzare un po' qualche lacrimuccia che ci è venuta giù. Questo ci dispiace, però ci auguriamo che questa serata serva a farvi sorridere, a voi e a tutta la famiglia. Direi di sì, infatti il motivo per cui siamo qui è giusto per sorridere e per divertirci. E naturalmente per portarmi via il televisore, perché io non ne ho televisore, io sono all'antica, sono esattamente come 50 anni fa, non ho ancora televisore. Ah, quindi lei è venuto proprio per vincere? No, sono venuto per portar via il televisore, solo che non me lo danno se non vinco. Vabbè, io lo regalerei, guardi, per il bonus simpatia, perché è veramente una persona simpatica. Ah, la ringrazio, cerchiamo sempre di essere simpatici. Vede, solidarietà anche per quelli che hanno subito a Olbia e provincia e questo che ha combinato la pioggia. Sì. E quindi siamo solidali con loro. Assolutamente. Montedeiprocida.com. Vi do un abbraccio e un saluto carissimo da un sardo e dai sardi che vengono qui. Va bene, ciao. Grazie mille a tutti, ciao, buona serata. No Paco, non possiamo staccare, qua abbiamo una special guest. Buonasera a tutti gli amici di montedeiprocita.com. Sì, sono sceso apposta per la tombolata, volevo dire. Ah, è un evento che ti deve portare. Sì, ho un desiderio da fare, pensavo di trovarlo sotto l'albero, ma non ce l'ho, mi serve una penna, ho tre cartelle, non ho la penna, una penna per... Non posso partecipare. Procuriamo una penna a Mario Canzano. Sì, sì. Dai che stasera sarà sicuramente una serata bellissima. Ci sono delle persone che ci sono venute a trovare dalla Sardegna. Ma infatti stavo notando, è una cosa bellissima, cioè da Genova, dalla Sardegna. Caro Paco, ormai sei diventato famoso. Grazie, è arrivato il mio regalo perché... I miracoli di Paco Smart. Perché il mio Babbo Natale è Paco Smart. Va bene, allora un saluto a tutti e buona serata Mario. Buona serata a tutti, auguri di Buon Natale. Ciao, auguri. Se dico che devo ospitare un vento e ci tombe dice ma mi dico come si sa che può ospitare e ti dico che può ospitare se sta buono se ne firma da cavallo. Vai vicino a me, a proposito come viene porto dopo a papà e ci tengo guardini, è la stessa cosa. Capello lungo drogato, capello lunghissimo drogatissimo, oriccino ricciono, donne che fuma baldrac. Vai, provate. Tu fumi? Sì. Quindi è? Badrar. Stiamo lavorando per voi, con me, ed è cacciato a fare l'arma ma da viso, ha detto fermo mai la mano, dai già una cosa, ma ti fatti fatti. Amici di montedeiprocita.com, salve a tutti, Tombolata Show a Monte di Procida in compagnia di Nello Iorio. Ah, sì. Nello Iorio, nonno?
No, 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 no. Sì, sì. Nonno moderno. Ma neanche potente. È leggermente ironico il nome. Allora, Nello, noi ci siamo visti quest'estate, ci rivediamo ancora una volta. Esatto, è sempre bello. Devo dall'anno. È sempre bello quando ci vediamo. Ma è tu, bello. Bello, sono dire bello. E beh, simpatica, facciamo così. Nello, festività natalizie, mangiate, non mangiate? No, non ho toccato niente, si vede. Non si vede, non ho toccato niente. Direttamente in gara, senza toccare. Nello, tombolata show questa sera. Noi siamo napoletani, il napoletano è sempre un po' scaramantico. C'è qualcosa al quale sei legato, che ti porta fortuna, per esempio? Ma no, io penso che la fortuna te la devi cercare con le mani tue. Io sono poco scaramantico, anzi non sono per niente scaramantico. Ratta la fa fatica, la fortuna arriva. Nello, ultimamente abbiamo parlato di te. Sento del osservato. Una bella presenza alle spalle, complimenti. Sento osservato. Tutti meglio, giovani, tutti meglio giovani. Meglio guarda a capo, che a cazzo lo guarda. Allora, tu dico proprio, a capo. Sta... Nello, tu oltre che essere un grande cabarettista nel programma di Made in Sud, sei anche un grande barzellettiere, ti abbiamo visto anche alla Sen Ultima. Sì, ho fatto la Sen Ultima per 4 edizioni, se non sbaglio, e l'ho vinta pure 3 volte, è capitata. Poi fino al 2002, non mi ricordo. 2002 con Natalia Strada. Se ricordo tutto da ieri. Cioè, ho studiato. Okay. Quindi sì, è stato quel periodo là. Ero giovane e bello all'epoca. C'era anche Rosario Rosanova, molto famoso di Le Iene. Sì, l'abbiamo fatto assieme. Sì, proprio la stessa puntata, abbiamo fatto parecchie puntate assieme. Poi dopo abbiamo fatto qualche altra cosa. Principe Abusivo che sta andando adesso. Sì, l'abbiamo ricordato già l'altra volta. L'altra volta quando? In estate? Quest'estate. No, ma adesso sta andando in onda spesso, lo stanno mandando su Sky, quindi. È una grande soddisfazione. Sì. Anche perché sta andando benissimo, quindi grazie a me. Nello, parliamo del programma di Made in Sud. Che va sempre bene, va sempre bene. Che cosa ci sarà per l'anno nuovo? E per l'anno nuovo ci sarà di nuovo Made in Sud, sicuro. Non sappiamo ancora la data precisa, però penso che per fine febbraio si dovrebbe ripartire. Anche se forse avevamo bisogno di un po' di tempo in più, perché per scrivere cose nuove, pensare cose nuove, la live purtroppo ce l'hai di M Street, dobbiamo fare tutti i tempi loro. Nello Iorio anche a teatro? Sì, anche a teatro penso, scassiamo sempre da febbraio o marzo, però la mia teatrale che ho il titolo tutti trovati, chiaramente, quindi andavano tutto quanto. Chi l'ha pensato sul nome, Nello? Non lo so, è stata una cosa a caso, non l'ho pensato, e beh, penso che ci si arrivava, no? Quindi, spettacolo che faccio è una cosa molto particolare, cioè 2 o 3 idee che stanno fluendo per la testa, non male, che però non vi dico perché sennò ci sta sfizio. Quindi... Assolutamente, Nello, concludiamo il cinema. Al cinema? Ma quando cacchio lo sapevi? Nello, tu sei a tutte parti, hai fatto la 6 l'ultima. Tu sai proprio un po' domanda. Allora, parliamo di cinema. Che cosa farai per il 2000, nel 2014? Allora, io nel 2014 ci sono un paio di cose. Però mi hai detto che il dubbio in mano a chi stai? In mano a? Sto aspettando il nostro caro presidente De Laurentiis, insomma, probabilmente partirà la cosa con Made in Sud. C'è un progetto che sta partendo con Made in Sud, De Laurentiis vuole fare, diciamo, questo film con Made in Sud, e quindi stiamo aspettando, insomma, che maturi la cosa, anche se è già a buon punto. Nello, concludiamo, ma secondo te tutte queste belle ragazze alle tue spalle saranno delle grandi baldracche? Ma non si dice, allora che sta la cosa? Baldracca è la parolaccia che tu dici alla donna, fino a quando arrivo nonno, ma sai quante volte vengono i mariti che mi dicono, questa è mia moglie, digli baldracca, come? E arriva a dire baldracca a uno così senza motivo. Non lo so, ma pensiamo alla salute. Vabbè, concludiamo, saluto e un augurio di buon Natale a tutti gli amici di monteprocita.com. Ma io ci sto buon anno, perché Natale era ieri, che si droga, si fa droga. Quindi, auguri a tutti quanti. Cambiato presentatore che sta ancora sotto effetto d'alcol. Nello, ricordando, allora, se uno c'ha l'orecchino, che cos'è? No, dici tu, perché io so, ci vuoi domandare sempre a me. Allora, orecchino. Ho capello lungo, parte da te. Allora, capello lungo. Dopo di chi a te? Capello lungo. Drogato. Capello lunghissimo. Drogatissimo. Orecchino. Riccione. Donne che fuma. Baldrac. Beh, tu fumi? Sì. Quindi, Baldrac.